assolutamente sì, devo essere la condizione familiare, tra virgolette, accordata, perché comunque venivo già da una famiglia di musicisti, mio padre lo è tuttora, quindi mia madre insomma, ha vissuto, come si dice, le angosce e le cose belle che questo mestiere produce, e quindi ha cercato sempre di proteggerci. Mi raccomando, sì, la musica, ma mi raccomando, si studia e poi per hobby, e quindi tutto quello che ho fatto da sempre è sempre stato un hobby, tra virgolette. Ho voluto fermare il tempo per accorgermi che... Detesto definire la mia musica, detesto definirla perché penso sempre che poi devono essere gli altri a sentire un po' i colori di quello che propongo, anche perché tutte le volte che cerco di dare una definizione, poi mi rendo conto che è l'esatto contrario di quello che io, insomma, magari penso di proporre. Ma in generale comunque penso che sia un po' la sintesi di quello che vivo, che ho vissuto e continuo a vivere anche musicalmente, quindi puoi trovarci un po' di tutto, dal folk, lo swing, per quello che poi significa swing, quindi per me soprattutto è quel lato dell'improvvisazione, questo andare un po' contro i canoni dei giri standard della musica. Tracce sbagliate, le mie orme accarezzano soffi di vento. Dentro penso che X Factor mi abbia più che cambiato, mi abbia dato una scrollata, cioè mi ha fatto riflettere proprio, mi è arrivato come una sorta di tegola in testa, per cui dovevo decidere cosa fare appunto della musica, se tenerla come un hobby o se poi consacrarla, insomma, nel termine più elevato, a qualcosa di più, insomma, avvolgente. E così è stato. Poi di per sé è stata un'esperienza che ho vissuto per il piacere di cantare, senza nessun tipo di obiettivo, non avevo nessun tipo di prospettiva da seguire, se non quella di divertirmi, di cantare, di arrivare lì in questo programma che comunque era da pochissimo che ancora era fuori. E poi però in realtà per me è stata l'occasione per riflettere, per scegliere anche di abbandonare quello che stavo facendo, perché comunque lavoravo in ospedale, ma solo dopo aver poi cominciato da lì a poco a scrivere. Quindi iniziando a scrivere un po' mi è cambiato tutto quanto, perché ho capito che potevo essere artigiana di quello che stavo facendo con la musica, e quindi lì proprio il massimo. Sconfitte, sai, non ho ancora coperto la mia immaginazione. Tra i riconoscimenti sicuramente il Da Ponte, il premio della critica Bianca Da Ponte, un festival dedicato alle cantautrici donne, proprio nel ricordo di Bianca Da Ponte, questa ragazza che è morta purtroppo a causa di un problema, di una malattia immediata, insomma, che l'ha stroncata. E il padre continua ancora a ricordarla con la musica, quindi si partecipa ogni anno, tutte donne, ci sono anche delle presenter, c'è stata da Paola Turci, Nada, quell'anno, ecco, quando lo feci io c'era Nada. Ed essendo stato anche il primo riconoscimento, insomma, sono particolarmente legata, ma poi anche al clima che si crea in teatro, la quantità indefinita di addetti ai lavori, che per noi che facciamo questo è importante, soprattutto per me che poi, insomma, essendo isolana, non ti capita spesso di uscire, di suonare in un locale, di incontrare il produttore, non so, l'editore della Warner, piuttosto che il produttore di un'etichetta, insomma, o addirittura il direttore artistico di un locale. Per cui tutto quello che poi abbiamo sviluppato dopo il premio è stato anche dovuto a questa concomitanza di incontri. Perché porto camicie bianche, mi chiedi di fermarmi e di lasciarmi. Ovunque, mi piace suonare dovunque, non mi creo preclusioni, io adoro il palco, un rispetto immenso. È ovvio che
devo anche dire che in questo periodo mi piace molto suonare a contatto con la gente che ama ascoltare la musica, insomma, che magari è incuriosita dalla novità, e quindi ricerco anche dei contesti, se vogliamo più piccoli, però dove ci possa essere un contatto col pubblico, proprio l'inizio di una scintilla che magari il social non ti permette di fare, pur se io comunque lavoro tantissimo anche con il pubblico dei miei social, quindi tra Twitter e Facebook. Morde, porta dentro la mia sorte. Va, 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 va. Saluto tutti i fan di Urban Week e un calorosissimo abbraccio dalla cantora Cassandra Raffaele. Ciao!